ospite così sorprendente che sono sorpreso anch'io di averlo qua vicino a me. È caduto dal cielo in maniera completamente inaspettata. Fonti vicine all'Alleanza dicono a causa di Chiara Vinci. È qui con noi a portare la sua simpatia, Jacopo Ricciotti. Yeah! Sono atterrato. Sei atterrato, è stato un brusco atterraggio, è stato un atterraggio morbido. Vero. Morbido, sono contento che l'atterraggio sia stato morbido. Jacopo, io so che tu hai annusato l'aria di Cortina Metraggio. La tua presenza è arrivata a Cortina Metraggio, non fisica, ma virtuale, diciamo, visiva, in H264. Sì. È arrivata direttamente negli schermi dell'Eden di Cortina. Quindi, il corto si chiamava Il giorno della patata, stavo per dire il corto della patata, Il giorno della patata. Di Veronica Spedicati. Di Veronica Spedicati. E com'è stata quell'avventura? Voglio di raccontare? Sì, no, è stata un'avventura bellissima perché è un cortometraggio che abbiamo girato a scuola. E nel cast c'eravamo io e tre mie compagne di classe e in un altro festival, non al cortometraggio, è stata premiata come migliore attrice protagonista l'intero cast femminile del corto. Quindi alla fine è stato premiato tutto il cast tranne me. Quindi hai detto, ti sei voluto vendicare di questa cosa? Sì, vabbè. E quindi sono andati al cortometraggio e poi ha vinto dei premi, no, è stata una bellissima esperienza. Bellissima esperienza, ma sei continuato a crescere sempre di più, sempre di più, sempre di più, e adesso so che giungono notizie molto meravigliose sul tuo cammino. Ti va di condividerle con noi, popolo di Cortina Metraggio? Notizie meravigliosas, perché dalla Spagna. Perché mi dicono anche che tu sei molto poliglotta, è vera questa cosa? Mi piacciono le lingue, non so ancora se voglio essere, se sono più appassionato alla recitazione o alle lingue. Quante lingue parli? No, parlo italiano, inglese, spagnolo e francese. E poi so contare fino a 10 anche in cinese, in russo, in polacco, in giapponese. Però basta, so solo contare e dire vabbè, ciao, come stai? Le diciamo. Approfondiremo, abbiamo tempo per approfondire. Mi sembri, mi pari ancora molto giovane. Yes. Quindi, Jacopo, ma dicevamo, so che hai lavorato in bellissimi progetti, ti va di parlare, di raccontare? Allora, ho girato un film in Polonia, questo nel 2020, che è uscito l'anno scorso, che è stato un grande successo in Polonia, e invece ho appena finito di girare una serie in Spagna, a Madrid, dove ho vissuto 3 mesi e mezzo. Bellissimo! Sì, e la serie, non so se si possa dire, si chiama Zorras, cioè Z-O-R-R-S, che vuol dire... Vuol dire quello che vuol dire. No, però è una serie molto figa perché è basata su una trilogia di libri che affrontano libertà sessuale, apertura, emancipazione, insomma un sacco di tematiche importanti. E necessarie, di cui dobbiamo disquisire, parlare, approfondire. Anche apertura proprio rispetto ai propri desideri, a prescindere dalla sessualità, ma proprio scelte di vita, eccetera. E questa trilogia ha fatto molto successo in Latino America e in Spagna e adesso stanno facendo questa serie. Senti che questo lavoro, no? Dopo che hai letto le sceneggiature, dopo che hai messo in scena il tuo personaggio, ti ha cambiato? Ha cambiato un po' le tue percezioni anche del vivere la tematica, l'ambiente, il tema sessuale, tutto? Sì. Allora, intanto ha cambiato molto la mia percezione di vita perché ho vissuto all'estero per 3 mesi e poi ho affrontato tematiche che banalmente non avevo mai considerato in Italia. Penso anche la Spagna su questo sia molto, molto, soprattutto Madrid, molto avanti proprio sul dialogo, sulla scoperta, sul dialogo. E allora io direi di brindare alla tua avventura meravigliosa che hai fatto in Spagna, tanto arriverà anche in Italia, no? Immagino questa serie televisiva. Si spera, penso di sì. Quindi un brindisi alla tua serie, un brindisi a Cortina Metraggio. Cin cin. Ciao Cortina, a presto. Ciao ciao. È buono, eh? Buono.